Grazie. Allora, io ho un'idea. Sì. Tu hai scritto nel 1966, sì, La notte dell'addio. Che bella quella canzone. Presentata al Festival di Sanremo da Iva Zanicchi. Sì. Allora, io vorrei che tu facessi la voce di Luciano Rispoli, sì, e presentassi Memo Remigi e Rita Forte in La notte dell'addio. Va bene. Allora, signore e signori, a questo punto una grande sorpresa. Abbiamo niente po' di meno che la nostra Rita Forte, che canterà una canzone di Memo Remigi dal titolo La notte dell'addio. Grazie, zio Luciano, grazie. La notte dell'addio, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno, la nostra casa vuota, il sole non darà e tu non ci sarai, e tu non ci sarai, amore mio. La notte dell'addio, neppure una parola, tu contro il petto mio non vuoi lasciarmi sola, io ti prometto amore che mi ricorderò del bene che mi hai dato, del bene che ti ho dato, addio. Come un filo che si spezza, come sappia che nessuno mai, nessuno può tenere tra le dita, ora la mia vita si allontana dalla tua. La notte dell'addio, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno, la nostra casa vuota, il sole non darà e tu non ci sarai, e tu mi mancherai, addio. La notte dell'addio, la notte dell'addio, il buio dentro intorno, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno, si accende un nuovo giorno, la nostra casa vuota, il sole non darà e tu non ci sarai, e tu mi mancherai. Addio. Grazie Memo. Grazie. Grazie. Viva Pierluigi. Scusami, Rita Forte, Memo Remigi. Ma non vogliamo adesso cantare la sigla di Tappeto Volante. Ma zio, lo sa. Veramente? Certo. Ma scusa, è tutto improvvisato, la sigla questa, del nostro programma. Allora, i telespettatori, le telespettatrici di Rai 2 ricorderanno che Luciano Rispoli, io devo tutto a Luciano Rispoli, guardate, insieme a Maurizio Costanzo e a Sandro Cursi, ma a Luciano Rispoli devo di più. Luciano Rispoli negli anni 60-70 era un dirigente della Rai di Milano, sì, si inventò il primo programma radiofonico con le telefonate del pubblico, ed era il Chiamate Roma 3131 che io ho avuto l'onore di condurre nelle sue ultime 5 edizioni su Rai Radio 2. Devo a questa intuizione
il programma radiofonico più importante della mia vita. E mi ricordo che quando venivo al tappeto volante, anch'io ti ricordo, proprio era una gioia, appena partiva la sigla di Rita Forte era come andare a Sanremo per me, andare al tappeto volante e risentire la sigla cantata da te, suonata da Memore Migi, improvvisata, è un grandissimo onore, in onore di Luciano Rispoli. Indimenticabile, zio allora. Luciano. Cari amici, sarà una canzone indimenticabile. Grazie, zio Luciano, l'hai scelta te, eh? Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the tether you thus think to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable in every way. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Musicisti italiani, autori, musicisti, pazzesco veramente.